Nelle tiepide acque sarde si aggira un raro esemplare di Bibos, un pesce carino, tranquillo e raramente aggressivo che si diletta a giocare con i bagnanti ignari togliendo loro le mutande. Benvenuti pescatori su Fish Feed and Grow! Oggi dobbiamo scegliere il nostro pesciolino e dobbiamo farlo diventare gigante in questo gioco bellissimo. Ci sono pesci più grandi di me, questa cosa è normale, ma io sono affamato, sono un Bibos affamato. Hashtag Bibos nei commenti, perché questo qui è un Bibos duro. Per esempio là, che cos'è quello? Più grande di me? Sì, è più grande di me, ma io sono un Bibos duro e crudo. E quindi cosa faccio? Prima mi mangio sti bei guaglioni che ci sono qui, me li succhio questi guaglioni. Venite, venite dal Bibos. Cambiato obiettivo, ragazzi. Cioè, mi bibbo le stelle marine. Oh, però dovete andare, mi dovete lasciare mangiare. Basta, andatevene via. E non è possibile, uno va con la gang in giro, dice andiamo con la gang, no, a fare i monelli in giro. E poi cosa succede? Ti mangiano il cibo. E tu cosa ti bibbi? Le stelle marine ti costringono a bibbarti. Ma io non me le voglio bibbare le stelle marine, cioè me le bibbo, mi bibbo tutto, ma cioè è un pochino degradante andare a mangiare le stelle marine. Cerchiamo qualche pesce più duro, qualcosa di più grande, che magari ci metterò un po' di più a bibbarmelo, ma quando me lo bibbo ci sarà molto grande godimento. Ecco questo anemone, dai, mi bibbo l'anemone. Dai, mi ci attacco, tipo sanguisuga. La vita, lo so, è brutta così all'inizio, ma è normale, ragazzi. È normale, è l'inizio, vedete che già però piano piano stiamo crescendo pure un pochino, eh. Piano piano, ci vuole pazienza. Per esempio, vedete lì che c'è un bibbone gigante, questo qua. Ah, cazzo, cavolo, aia, no, mi bibba, ma bibbazzo. Dai, mi bibbo il granchio. Dai, ragazzi, cioè, almeno questo. Ha degli occhioni carini, ma me lo bibbo, me lo bibbo, me l'ho bibbato. No, e beh, ma ho qualcosa devo bibbarmi, Non esiste che io rimango così a fare la fame qui nel mare, pieno di pesci, tutti che godono, tutti che mangiano. E io che mi devo bibbare i granchi carini a forma di cuore, poi. Ma me li bibbo, raga, me li bibbo. Ho bisogno di esperienza. Dobbiamo crescere. Ci appostiamo nelle alghe, avete capito? Nell'attesa di un granchio. E con gli altri, guardate, guardate. Abbiamo trovato. Vieni qua, bibbo. Bibbo, bibbo. Abbiamo trovato il nostro spot, dove è pieno di granchi. Me li bibbo. E poi fra poco, dopo che abbiamo mangiato un pochino, vedete che in alto a destra lì stiamo accumulando monete. Bene, con quelle monete noi a breve potremmo comprarci altri pesci. Per esempio, ah, questi qua. Per esempio, questo qua costa solo 3. Questo potremmo già permettercelo, pensate un po'. Poi, cioè, ovviamente c'è molto di meglio. Per esempio, questo bibbo qua. Questo bibbo qua è 10 per. Cioè, guardate com'è cattivo. C'ha dei denti, si chiama Coccostus. Coccostus, questo è sardo, Tipico pesce sardo il Coccostus. Questo qua invece è norvegese, quindi non è duro quanto un sardo. Poi abbiamo questo Cuttolfascios. Cuttolfiscios. Questo è buono, Questo è quello che ci ha dato che ci ha menato prima, raga, Il murenone, quello lungo, 3 quintali. Questo qua è buono, Mamma mia, guarda quanti pesci. Guarda questi, mamma mio Dio. Ma in fondo alla classifica si va a robe incredibili, raga. Guardate quanti ce n'è. Allora, secondo me, ragazzi, dobbiamo andare per ordine. Cioè, propongo di andare in ordine. Quindi, procederei a prendere il primo. Questo qua, questo qua norvegese. Ok. Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Sarà duro questo qua. Quindi adesso praticamente noi non abbiamo più lo stormo di quei dei bibbi, ma abbiamo lo stormo di questi qua, dei pesci rossi praticamente. Però vanno bene lo stesso. Vedete, questi pesci rossi sono agguerriti, ma vengono mangiati dalle orche assassine. Ed è questo un problema. Anche perché credo che questi pesci qui ciucciano le alghe, non mangiano altri pesci. Proviamo un po' a ciucciare le alghe. O ciucciamo le alghe o le cozze, ma sicuro non ci mangiamo gli altri pesci. Cioè, non lo vedo aggressivo da mangiarsi un altro pesce a questo zio qui, Cioè, ho anche un pochino di paura che se io vado a cercare di mangiarmi un altro pesce, vado a prendere il sabbione, capito? Che mi ammazzano a me. Posso ciucciare la ma questo qua. Ma questo qua è un indifeso. È un blobfish, è un indifeso. Oh! Ma mio Dio, ma inaspettata me. Ma ciucciane! Ma mio Dio! Avete visto che morso che ho tirato?
Porca zozzona! Avevo svalutato la potenza del pesce rosso! Questo è il pesce di Tasty Blue, ve lo ricordate? Quel pesciolino che alla fine era diventato talmente grande da mangiarsi tutta la terra! È cresciuto ancora! E oggi è pronto a crescere di nuovo! Aspetta un po', aspetta un po'! Vieni qui, bambino! Oh! Mio Dio! No, però è venuto il buio, ragazzi! Forse perché siamo scesi troppo in profondità, giustamente. Più scendi, meno la luce passa, no? In fondo al mare. Ma abbiamo 8 monete, raga. Ciò vuole dire che noi possiamo permetterci di cambiare di nuovo e di prendere il famigerato Cocostus, il pesce sardo. Ma lo facciamo subito, raga, secondo me. Cioè, il Cocostus è un pesce di potenza incommensura. Guarda com'è felice con il suo stormo di altri Cocostus che ha. Guarda che bello che è. Guardalo, guardalo, guardalo come spinna, questo se lo incontri nei mari tipici della Sardegna, lì insieme agli idoli tipici della Sardegna, vedete questo qua, un idolo tipico, lui è un cocco, guarda che denti acuminati che ha il Cocostus, non vedo l'ora di beccare un altro pesce che non sia un mio compagno, perché tra compagni non ci si ammazza, ovviamente, sarebbe orribile, ma un altro pesce io... me lo Cocostu in un attimo, un blobfish, che quelli sono indifesi, pronti a essere mangiati dal Cocostus. L'urco nelle acque, zitto zitto, come una faina dell'acqua. Una marina faina. Secondo me lui deve andare più in profondità, perché è grosso. Quindi se io vedo i pesciolini piccolini, non è cosa. Servono pesci grandi, abbastanza. Da poter essere mangiati, ho visto qualcosa! Ho visto qualcosa, che cosa sono? Nemo! Nemo! Tenemo io, Tenemo! Vieni qua, Nemo! Me lo zuzzo! Buono, Nemo! Me lo Nemo io! Vieni qua! Vieni qua, figlio di Nemo! Vieni qua, ti Nemo io, vieni da papà, Cocostus, vieni qui, bellino, oh mio Dio, ma anche questo Cocostus, ma ho rotto il gioco? Perché faccio un danno assurdo con questi pesci, o sto andando contro dei pesci scarsi e riesco a cocostarmeli in un attimo, può essere, aspetta, ma vieni qui, ma fatti mangiare dal tuo paparino. E anche tu dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Vieni da paparino che ho ancora fame, sai, paparino ha molta fame. È famaelico, paparino. Buono, papi Cocostus. Ancora, ancora. Ancora un po' di più. Sugo tutto quanto. Prima che arriva qualche pesce lacustre e mi si mangia quello che ho preso io. Con tanta fatica, qualche raccattatore di fondale, qualche succhia sabbia. Andiamo a cercare qualche pesce più grande, dai. Andiamo a mettere frutto ai nostri denti rasoi che abbiamo con questo Cocostus tipico della Sardegna. Cosa ho visto di là? Cos'è? Quella è una sorgente termale. I pesci termali sono particolarmente grassi. Eccone uno. Strisciamo verso di lui come degli assassini. Oh, ma è uno squalo. Cocostus! No! Cocostus! No! Come si invertono le cose, a un certo punto. Sì, sono stato mozzicato duramente, ma sono riuscito anche a mozzicare a mia volta. E guardate quanta carne di pesce cane che mi sono cocostustato. Guarda che buona, guarda che buona. No! E io te magno. Avete scommesso con il Cocostus sbagliato voi. Voi avete sbagliato, ma di brutto. Di brutto io me magno tutte cose. Guarda come sono duro. Duro sono, incredibile. Sto facendo livellare il pesce sardo in una maniera incredibile. Adesso me ne vado però. Fuga, fuga Cocostus, vai! Che sei tutto mozzicato dietro. Sei stato mozzicato Cocostus. Scappa. Va bene, va bene, va bene. Hai fatto un gran lavoro Cocostus. Grazie al tuo sacrificio adesso possiamo cambiare pesce e possiamo diventare questa schifezza qua. La adoro. Ogni pesce, non vi ho ancora detto, ma ve lo dico adesso. Ogni pesce ha delle abilità. Per esempio il pesce sardo, la sua abilità specifica di sardo, che proprio è molto buona, è che dà un morso dopo i suoi morsi, dà un altro morso in più che fa
più 300%. Ecco perché facciamo così tanto male ai pesce cani, per l'abilità sarda di questo pesce qua. Invece quest'altro schifoso ti fa mangiare, ti fa ingoiare le cose più grandi. E infatti noi dovevamo sminuzzare con il pesce sardo, mi ricordo, è interessante. Questa schifezza invece ipnotizza gli altri pesci. Mio Dio, e poi tira l'inchiostro anche per scappare dai predatori. Ma ognuno ha le sue cose, ma è bellissimo questo gioco. Fatemi sapere, perché dubito riusciremo a finirlo in un solo video, eh. Quindi fatemi sapere se volete vedere altri episodi. So anche che su questo gioco Fish Feed and Grow ci sono delle mod che ti permettono di avere dei pesci strani. Per esempio, vi immaginate uno squalo Huggy Wuggy, eh? Potrebbe essere figo. Quindi rimango in attesa. Ditemi voi se volete vedere queste figate, se volete vedere altri episodi su questo gioco oppure no. Questo pesce però un po' ributtante, eh. So neanche se mozzica. Penso di sì. E lì c'è un tuo compagno. Non puoi andare a mozzicare a lui. Devi essere una persona cortese. Ecco, vedi, ho scagato l'inchiostro. Vedete? Questa è la mia abilità, no? Casomai che io devo scappare, per esempio, da un pesce brutto, cattivo, allora mi ci butto a pesce. E poi, come un pesce, scappo via, eh. Però questo qua, secondo me, è alla mia portata. Mi ci butto su. Mi ci butto su. Ti mozzo. Ah, mio Dio! Ma sono un duro! Ma me lo succio, me lo succio, me ne succio tutto! Questa è tutta carne mia, eh! Che adesso arrivano qui i maledetti, spazza terreno! Ne è uno, eccone uno, eccone uno, eccone uno! Ah, eccone un altro, vogliono mangiare il mio cibo! Mi ciullano il cibo! E io te mozzico! Non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi! non se l'aspettava nessuno! Che io così in fretta potessi diventare tale potenza di bestia! Credo che si sia buggato il gioco. Dovrei riavviarlo perché il danno che faccio è un po' assurdo. Facciamo così: adesso riavvio il gioco per togliermi questo potenziamento non motivabile e vediamo se effettivamente era così oppure no. Ma io per un pochino me lo sono sfruttato, perché dai, un minimo di potenziamento di partenza. Stiamo anche crescendo. Guarda, guarda come sta diventando grande questo bellissimo totano. Totano, sei un totano, ciuccia tutto. Vai, ciuccia, mangiane, mangiane. Che abbiamo bisogno di più soldi noi per arrivare a prendere i pesci seri. Perché ce ne sono di più grandi, ovviamente. Questa è robetta ancora, se ci pensi. Sono belli, sì, questo bel totano. Non è che io rifiuto, il Mahi Mahi, vi intrippa, questo qua è interessante. Il Mahi Mahi. Voi direte: che cos'è Lion un Mahi Mahi? Ma ve lo dico io che cos'è il Mahi Mahi. Lui è un pesce caraibico molto potente, che come abilità fa che si spida. Cioè, capito? Va velocissimo. È bellissimo. Cioè, tu ti nascondi nei cespugli, appena arriva uno svai su, fium, e fai Mahi Mahi e lo ammazzi. Ma guarda poi com'è sinuoso, eh. Vedi, vedi, guarda. Guarda, Mahi Mahi! Però devi acchiapparci. E non è facile, eh. Non è facile. Aspetta, aspetta, aspetta. Vado così. Mahi Mahi! Ho sminchiato. Aspetta, aspetta, aspetta. Mahi Mahi! È difficilissimo fare il Mahi Mahi, eh. Sembrava di no, ma è... Ah, Mahi Mahi! Ho sbagliato di nuovo. Però è bello. È molto bello come pesce questo qua. Mahi Mahi! Miam! Me lo suggo questo. Ho risolto il problema del danno. Problema, vi dico. A voler essere un po' disonesti, me lo potevo tenere, perché era un bel vantaggio. Però voglio essere onesto. Voglio essere più onesto. Voglio essere iper onesto questa volta. Voglio essere un pesce onesto. Sì, un pesce onesto, perché non ho bisogno di avere più danno. Io mi coltiverò il mio potere piano piano, pesce dopo pesce, diventando sempre più grande. Vieni qua. Oh, hai rotto le palle. Mangia. Manz, gnammete, gnammete, dai, suga tutto. Che buono che è sto pesce, oh. Questo pesce, il Mahi Mahi, si adatta perfettamente al mio stile di pesce. Sì, perché io sarei un pesce così, capito? Che si insinua, no? Che non è che lo vedi perché è enorme, no, no, no. Lui non lo vedi finché poi non è troppo tardi, capito? Allora ti fa così, ti fa sutoyum, e poi snap. Come una tartaruga, quelle tartarughe alligatore. E io sono così. Vedo qualcosa lì che si muove nelle alghe. Ah, è una mia preda questa qui, eh. Il pesce rosellino del Kilimangiaro. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, brutto cretino. Ah, mi ti godo. Vieni qua, dammi la tua tenera carnella. Vabbè, stiamo andando bene. Stiamo essendo molto bravi. Vedo qualcosa di più grande lì all'orizzonte, mi sembra, però. Un polpeddu. Come ero io prima, eh.
Vieni qua. Ah, ah, me lo mangio. È buono, è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Ma che bravo che sono. Questo gioco mi sta piacendo molto più di quanto pensassi. Mi sta piacendo moltissimo. Allora voglio giocarci ancora di più. Ci voglio giocare tanto. Quindi ragazzi, vi prego, mettete un commento, scrivetemi di fare un altro episodio, un pollice in su, che così io capisco che volete vederne di più. Perché il bello deve ancora venire. Dobbiamo raggiungere i pesci più grandi, oppure gli stormi di pesciolini. Mangio, mangio, mozzico, ne godo. Faccio poco danno, faccio poco danno, potrei essere molto più forte, però ti dico anche che in un gruppo di pesci così, ma cosa fai? Non ne approfitti? Ma certo che ne approfitti. Non puoi lasciarli stare lì tutti così contenti di andare in giro. Ma dove pensano di essere questi? Nel mare. No, 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 questo qui è il mio mare. Non è un mare, è il mare qualsiasi. Vieni qua, fatti consumare, zio Peppino Zebrato. Dai, dai, tutto in panza. Uno e due. Ancora ne voglio. Ne voglio ancora un po' di più. Mi devo potenziare però, perché sto facendo un po' di livelli, quindi sono sempre più forte. Però ancora come danno di base non è sufficiente. Bisogna essere più potenti, ragazzi. Bisogna che questi denti abbiano qualche upgrade, capito? Di affilatezza. Affilatezza sharpness 5, come su Minecraft. Via qua, porcello. Via qua. È ciancicante questo pesce, un po' duro, tipo il lardo della nonna. Via qua, via qua. Basta? Un ultimo? Basta così, dai, va bene, ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Andiamo a vedere cos'altro possiamo prendere. Perché secondo me siamo sul pezzo, Allora, il Mahi Mahi va bene, bello. Ma la prossima è ancora più bella. L'anguillone! L'anguillone, il trotano! Allora, questo qui è molto bello perché ha la invisibilità. Diventi visibile per 10 secondi se non ti muovi e sei coperto dalle alghe. Mio Dio, ma questo è bellissimo. È bellissimo. Guarda come sono oblungo. Mio Dio. Faccio schifo, lo so, lo so, Guarda come sbiscio velocemente. E quello cos'è? Ma che è un pescione. Mamma mia, e quello mi ci attacco io, Cosa dite, mi ci attacco? Secondo me sì. Mi sembra grosso, Però, boh, non mi sta neanche cagando. Credo che non mi ritenga un pericolo. Però magari lui è un erbivoro, capito? È un erbivoro. Quindi io mi ci butto e me lo mangio. Guarda, guarda, vedi, razzola i fondali. È sicuramente un erbivoro. No, dobbiamo sugarlo, per forza di cose. Non esiste, Non esiste lasciare andare questo bel bocconcino. Sta scappando perché sente il pericolo dietro di sé. Che sopraggiunge. Mi ci butto, mi ci butto. E niente, non gliela faccio. Mannaggia, guarda quanto manzo era lì, Era un bel ciocco di carne, Maledetto. Me ne torno con la coda tra le gambe. Per forza. Con la coda tra le... Lì vedo... Guarda lì, lì c'è un combattimento in distanza tra due pesci. Guarda quello! Quello è preistorico. Magari ci posso rubare qualche cibaria in mezzo? Ma sì, ma sì. Oppure mi metto a mozzicare questo qua grosso, grosso. Mozzico. Mozzico, da, sono un diavolo. Mozzico pazzamente. Mordo. Mordo come un pazzo matto. Sto mordendo, mordo. Non gli sto facendo niente, credo, 6 di danno per volta. Però mordo di più io, mentre lui mangia, io mordo. Vai, 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 che ne godiamo di qui. Vai che ne godiamo. No, 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 non mi mollo. Io non mollo. Sono attaccato, Sono proprio attaccato, raga. Sono attaccato alla panza di questo. Cedi, cedi, dannato, cedi. Cedi, credo che morirò io. Sono abbastanza sicuro che questo qui adesso, appena finisce di mangiare, mi mozzica. Sì, sì, di brutto, di brutto, di brutto, di brutto. È finita per il lungo lion. Il lungo lion, a parte che sono mezzo compenetrato nella panza sua, secondo me io dovrei proprio tagliare la corda. E non so se è morto lui. Mi sa che sono buggato in qualche modo, Perché vedi che lui è estremamente duro e forte. Dovrebbe girarsi e ammazzarmi in 2 secondi. Ma per qualche motivo, vedete? Mi sono incastrato io. Secondo me è merito della mia invisibilità, mi ci sono inficcato nell'ombelico. Però lui sta a magnare. Vabbè, ci avrò messo 10 minuti. De mozzicà, mozzicà, mozzicà. Però, alla fine, guarda, ho fatto il mio prodotto, Cioè, guarda quanto cibo mi sono magnato. Mi sono insinuato lì, nell'angolo del pesce.
E ho iniziato a masticare, masticare, masticare. E alla fine, quello lì per sfinimento, capito? Non gliela faceva più. Cioè si è stancato. Lui poteva anche continuare a combattermi, Nessuno glielo impediva, ma l'ho proprio stancato. Non gliela... È stata una tecnica, una strategia. Molti pescioni del mio calibro fanno così, E infatti guarda quanta roba sto guadagnando. Mamma mia, sono diventato un pescione gigante. Guarda, è il livello 4 addirittura, Panza mia, fatica panna, me sono satollato. Guardate, 144 monete e il biscione mi è arrivato a livello 8. Porca zozza, guarda che quelli sono potenziamenti. Vedete che hanno tutte le statistiche, vita, danno, eccetera. Più tu sali di livello, più ovviamente diventano... si alzano, ecco. Ma il prossimo... il prossimo? Vogliamo parlare del prossimo? Dovrebbe essere lui, il pesce abissale. Però volendo, con i soldi che abbiamo, noi potremmo anche pretendere qualcosa di più, secondo me. Per esempio questo squaletto, che non è il più grosso, perché noi abbiamo anche squalo martello, squalo tigre e altre cose. Vi invito a guardare sulla destra che cosa non c'è, insomma, c'è il beluga, c'è l'orca, raga, l'orca. Ma questo qui non è mica quello che noi dicevamo che era erbivoro, che volevamo provare a attaccarci a mangiarlo. Perché costa 100.000 e mi sembra piuttosto forte a vederlo così, quindi mi avrebbe mangiato. Ditelo subito, dai. Vabbè, prendiamo una cosa alla nostra portata, dai. Squalo tigre? Dai, mi sembra ci sta. Se no c'è questo qua bellissimo, lo squalo fantasma. Questo fa anche paura, E ognuno ha le sue abilità, è fighissima sta cosa. Vabbè, dai, prendiamo... prendiamo lo squalo tigre, che come abilità spezza in due le prede. Troppo bello. Troppo bello, siamo il terrore dei sette mari. Donon. Donon, 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 donon. Tururu, tururu. Quello è un mio compadre? Non è un mio compadre, è più forte di me. Ok, mi ci butto. Azzo, era molto più forte di me. Ok. Quelli erano dei calamari lì che mi deridevano. Dicevano, ah, sei morto, cretino, imbecille. Ma c'è quello là, è lo squalo incredibile. Quello è il grande squalo bianco. The Great White Shark. Quello è molto più grosso di me. Non posso competere con lui. Oh, ehi, no, te sì però. Ah, mangio. Sono di livello 1, quindi ancora piuttosto scarso. Ah, non mi dire, no, non mangiarmi. Ma porca zozza. La competizione nel regno degli squali è senza meno, No, non ci posso credere. Abbiamo giocato al di sopra delle nostre possibilità, ragazzi. Ogni qualvolta che tu vuoi giocare con un pesce, paghi quella cifra. Quindi, abbiamo appena sprecato 70 più 70, 140. Oh, tutti i miei denari. Mi sono riempito la panza e anche il portafogli. E abbiamo 187.000. No, non 1.000. 187 soldi. Punto. Ma dobbiamo stare attenti questa volta a non sprecarli. Per cui partirei con uno squalo minore. Quindi lo squalo martello. Secondo me lo squalo martello ci darà grandi soddisfazioni. Preparatevi a guardare le mie parole. Ok, gestiamocelo bene. Deve diventare duro. Avete capito? Duro. Non possiamo permettere che... Ma chi è questo? Oh, cretino. Questa è la zona degli squali martello. Gli squali martello notoriamente sono sardi. Non so se sapete. Su squalu mazuoku. Su squalu martellonu. Incredibile. Chi è che è stato? Eccola là. Eccolo là. Eccolo là. Non ci posso credere. Allora, è palese, ragazzi, è palese, è palese, è ovvia come cosa, dobbiamo venire a patti con essa. I pesci più grossi hanno dei predatori più cattivi, è normale. Quindi farei un passo indietro e diverrei il pesce spada, Un bel pesce spada, duro, un bel pesce spada duro. Il pesce spada notoriamente è sardo, se non lo sapevate adesso lo sapete, proviene dalla Sardegna. Vabbè, questo è morto. È morto nelle acque sarde, comunque. Quindi è contento. Non so dirvi, forse non conviene. Dobbiamo fare qualche passo indietro, perché sto perdendo di nuovo tutti i soldi. Lo squalo pinna nera. Questo qua, lo squalo pinna nera, notoriamente viene dalla Sardegna. Non so se lo sapete. Il famigerato pinna nera.
Ma cos'è quella roba enorme? Ma l'avete vista anche voi? Mi era, era... è veramente colossale. Qualsiasi cosa fosse era... veramente gigante. Madonna, ma 3 quintali di pesce? Secondo me, io voglio vedere che abilità ho io. Probabilmente qualcosa tipo per scannerizzare i fondali e individuare possibili prede. Ma guarda, lo riesco a intravedere vagamente ancora, La mia, il mio cervello dice non dovresti andarci, ma il mio cuore dice dobbiamo vedere quel colosso per sapere come possiamo diventare un giorno. Guarda, 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 guarda. È interessato in qualcosa. Sta mangiando una balena. Possiamo approfittare, magari c'è un pochino da razzolare, capito? Noi pinna nera siamo tipici di questo. Guarda quanta carne c'era in quella balena. Avete visto? Spero che voi vediate, perché è molto lontano purtroppo. No, vabbè, dobbiamo vederlo. Guarda come ne gode. Come se lo mangia, tutto quanto. Questo sì che è... questo è il re degli squali. Oh no. No, non mi ha visto, dai. Sono troppo piccolo perché lui possa trovare appetito in me. Infatti neanche mi caga, vedi? Guarda, preferisce prede molto più grandi. Ma secondo voi se mi ci vado ad attaccare lo mozzico? Magari dopo 10 minuti, secondo me, riesco a mangiarmelo. Guarda quanto è enorme! Finalmente lo vediamo! È una bestia! Mamma mia, lo squalo bomba pazza è questo qua. Lo mozzico. Sto mordendo. Ah, sto mozzicando, guarda come mordo. Ah, gli faccio 0, qualcosa. Ah, ma io non mi stanco, io c'ho una morsicazza, io c'ho proprio questo tipico ardore sardo del pesce squalo sardo pinna nera che non me smetto di mozzicare. Io 10 minuti posso rimanere qui a mozzicare, Forse anche no, perché effettivamente credo che non gli sto facendo proprio niente. Mozzico, mozzico! Ah, non sono l'unico ad aver avuto quest'idea però, E sono stato mangiato. devo smettere, non c'è storia, Cioè, devo ritornarmene secondo me. Ho ambito troppo, devo ritornare nei fondali. No, anche il beluga, no, perché poi mi mangiano, capito? Mi mangiano, è inutile. Questo qua? Bello questo, è tipo un piranha lungo, molto bello. Che figata pazzesca sto gioco. Vabbè dai, no, questo qua costa troppo. Dai, facciamo questo che non l'abbiamo manco provato. Il pesce abissale. Questo qua, tra l'altro, ho scoperto che ogni pesce spawna nel suo ambiente naturale. Quindi purtroppo il pesce abissale spawna negli abissi. Quindi è un po' buio qui. Ecco, forse abbiamo fatto bene a provarlo mo' per ultimo, perché effettivamente voi potreste non vedere una fava. Cioè, si vede molto poco. Ah, ho mozzicato. Sono stato mangiato anche qua. Ma io non lo so più, ragazzi. Cioè, finché ero piccolino picciriddu, andava tutto bene. È stato bello. Guarda, quei blob del cacchio sono stato mozzicato, No, me ne torno a fare il calamaro. Non lo so, raga, è meglio se faccio il calamaro. È una vita migliore per me. Cioè, se vado a fare il pesce troppo grande, prendo le botte. Invece, vedi, col calamaro mi metto qua, inizio a mozzicare le stelle marine, piano piano, capito? E me le sugo. È molto meglio, è una vita giusta per me. Non sono ancora pronto ad andare nel grande oceano, capito? A fare lo squalo, a fare il pesce... Vabbè, ma non so più cosa dirvi, Cioè, è diventato tutto molto più cattivo di prima. Devo aver incattivito qualcosa in questo tempo. Perché fino a prima andava bene. Cioè, riuscivo a difendermi, no? Mo' devo rimanere fermo a ciucciare le anemoni. Per forza, finché non divengo più grande. Perché non si nota tantissimo come su Tasty Blue. Però anche qui, quando tu mangi qualcosa, non ti dà solo i soldi, diventi anche più grande. Quindi piano piano, quando diventi più grande, potresti paradossalmente creare un calamaro talmente grande da potersi mangiare, no? Anche quel pesce squalo king che abbiamo visto prima. Nessuno te lo vieta, capito? Posso mangiarmi questo almeno? Perché vedo che gli sto facendo veramente poco male. E la cosa mi riempie di dolore. Cioè, è una scena patetica, se vogliamo. Perché l'ho ammazzato, ma sto tipo ciucciandolo. Sembro un vecchio senza dentiera, ragazzi. Oh, attenzione. Ah, finalmente il momento del payback. Abbiamo mangiato. Quando diventeremo un pochino più grandi sarà tutto più facile, Ovviamente anche il nostro danno. Proviamo un attimo. Sì, è di più, perché prima facevamo 0,7. Invece adesso a questo pesciolino qua, ciucciandolo sempre senza denti, però gli facciamo 0,8.
L'altro pesciolino lo vedo incattivito perché mi guarda con sospetto. Però non può fare nulla perché lui sa benissimo che io sono un predatore e lui invece è un povero mentecatto che deve soltanto farsi mangiare. Quindi se ne deve andare mentre io mi godo un bel pranzetto. Non riesco a smettere di giocare a questo gioco, ragazzi. E abbiamo un problema qui, eh. Abbiamo un problema. Voglio sapere se voi volete vedere un altro episodio. So che questo gioco ha un grande finale. Cioè, tu puoi arrivare a vedere pesci veramente fighissimi. Forse quello che abbiamo visto prima non è neanche l'ultimo, il più grande, il più bello, il più king che c'è nel mare. Quindi vale la pena assolutamente di vedere come prosegue. Però per il momento io direi che ci dobbiamo fermare. Quindi dobbiamo salutare il nostro calamaro. Ma solo per un po', perché lo rivedremo presto. Quindi grazie di aver guardato questo video e Lion out!